Molto bello entrare nello studio e trovare una fanciulla, se poi è Miranda ancora meglio, eh? Grazie. Ciao Miranda, come stai? Benissimo, e tu? Non pensavo mi avresti tirato il bidone, perché mi avevi fatto la promessa che saresti venuto a trovarmi e poi non ti ho visto per un po' di giorni, invece tax è arrivato, come va? Benissimo. Benissimo. Sì. Senti un po', ma come mai da queste parti sai che Disco Radio ti ha portato fortuna? Lo sì, muchissimo. Muchissimo è un termine che mi piace. Muchissimo. Vabbè, perché ormai tutti ti conoscono in Italia grazie a quel grande disco che hai fatto quest'estate intitolato Vamos a la Playa, che hai portato in giro per tutte le discoteche, per tutte le televisioni. Mi risulta che ultimamente sei stata anche in Olanda, giusto? Sì, in Olanda una puntata che si chiama Veronica Beach Party.
Ah, ho capito. Quindi voglio dire, oltre a tutte le televisioni italiane, adesso ti stai facendo anche il giro dell'Europa. Sì. E immagino che per te sia molto bello. Sì. Tra l'altro, a parte il singolo che abbiamo appena lasciato, che è il secondo singolo, so che stai già lavorando per il nuovo album. Sì, il nuovo album che tiene che uscire nuovamente a metà di novembre con vario spezzo, latino dance, eurobeat, un poco de todo. Cioè un po' un album misto, non ci saranno sì. solo canzoni tipicamente da discoteca, ma ci saranno anche canzoni soul, pop, cose di questo tipo. Sì. Latin House, che Latin adesso House. Latin House. Va bene, io tra l'altro ho già ascolticchiato questo album perché sono paraculato, diciamolo. E di conseguenza a questo punto farei ascoltare una canzone che è tratta da questo album, che comunque uscirà come singolo giusto a marzo. Dico bene o benedico? Benissimo. Benissimo. Ma prima farei sentire un regalo che mi hai fatto. Via. Take care of the Musica di Gino, take care of the DD. Next time you know what I do for you. It's gonna be the music.
benedetto spagnolo. Aiutami Miranda, aiutami. Solo para ti. Solo para ti. No, tra l'altro ho scoperto che te quiero vuol dire ti desidero, giusto? Sì. Così, ho fatto una figuraccia di Pisquano, da Pisquano proprio un giorno. E so, cosa vuol dire te quiero la fiesta? Te voglio e uno mi ha detto, perché? Che, chi te l'ha detto? Gli ho detto, me l'ha detto una. Mi ha detto, era una bella cosa, ha detto una cosa carina. Sì. Quindi te quiero la fiesta vuol dire ti desidero la fiesta. Vabbè, allora io ti volevo chiedere una cosa. Abbiamo ascoltato una canzone tratta dall'album che uscirà appunto a metà novembre, giusto? Che si chiama Il Dorado. Che sì. Si chiama Il Dorado. Però so che stai partendo per fare il nuovo video di Alla Fiesta. Sì, a Messico. Però, cioè, prima Cuba, poi Messico. È proprio la fiesta. Sì. Tra l'altro l'America, la fiesta. Vabbè, penso non solo lei comunque. E tra l'altro abbiamo sentito appunto questo nuovo disco Il Dorado che è molto carino ed è estratto da questo album che uscirà a metà novembre, ma a metà novembre mi risulta che tu hai anche un altro appuntamento importante, sarai qui sì, con noi. Sì, importantissimo, e sto qua in Disco Radio, in Studio Z, il 14 di novembre. Esatto. Novembre. Era per aver sì, lo sapevi anche tu. È brava. Infatti domenica pomeriggio, 14 novembre, sarà proprio con noi qui allo studio Miranda. Sì. Io a questo punto ti ringrazio di essere intervenuta nel mio programma, mi ha fatto enormemente piacere rivederti e ti auguro un grossissimo in bocca al lupo sia per il viaggio in Messico che per l'album. Grazie. Grazie a te Miranda. Ciao Marco. Ciao. Ti chiedo alla...
il momento di avere il nostro ospite all'interno di Domenica Bestiale, la strega Mor. Sì, ciao. Una vera strega. Una bella strega. Ciao, grazie. Devo dire la verità, una bella strega. Grazie tante. Grazie, prego. Poco fa, infatti, è arrivato un fax da un nostro ascoltatore che ha detto: oggi avete Mor allo studio. Ma com'è Mor? È una bella ragazza? È una vera strega. Io ho detto una bella strega, ma non vuol dire una bella strega. Allora, Mor, come stai? Io sto molto bene, ti saluto. Saluto Disco Radio, ringrazio perché mi passa sempre tutti i miei dischi. Sono molto contenta che crediate in me, innanzitutto. Beh, ma guarda, se passiamo tutti i tuoi dischi è perché i tuoi dischi sono veramente brava. Ecco, brava. Infatti, allora, Mor, che tra le altre cose noi conosciamo da tanti anni, anche perché Mor è sempre stata featuring Mor. E ne ha fatte di canzoni, una più bella dell'altra. Vogliamo dire qualche titolo? All I Need ero sempre allora è stato il mio primo disco con Mario Più, ero Future in More. Non appariva More, non c'era la mia faccia, niente, c'era solo la mia voce. Già non è mica poco, dico. Punto. Sono apparsa piano piano, in All I Need c'erano solo i miei occhi in copertina e basta. E basta, e già lì si poteva capire qualcosa. Qualcosa. E poi cosa è successo? Ho fatto Sexy Rido. Sempre featuring, cioè. E tutto un tratto Mor è diventata stato Runaway. Mario Più, Runaway. E poi hanno deciso, ringrazio Mario Più e Mauro Picotto perché hanno creduto in me come artista e hanno voluto creare Mor. E basta, senza più featuring. Che finalmente abbiamo qua, in carne ed ossa, in carne, diretta. Che ossa. Adesso non è vero. Allora io lo dico per tutti gli amici che in questo momento stanno ascoltando la radio, poi per tutti gli amici che tra poco ti vedranno qui allo Studio Z, perché tu tra una ventina di minuti sarai live sul palco dello Studio Z. Sì, sono emozionatissima. Hai un brivido che ti pervade in tutto il corpo per questa cosa? Sì, sono molto emozionata e poi sono molto contenta di essere allo Studio Z perché tutti mi hanno sempre parlato di questa discoteca. È la prima volta che vengo allo Studio Z, poi sono contenta di essere insieme a Disco Radio, insomma un po' tutti. Anche noi. Un bel Halloween. Allora, senti, stregaccia, per modo di dire. Senti, io abbiamo parlato appunto che ti conosciamo perché hai fatto moltissime canzoni in voce. Finalmente è nato il tuo personaggio e finalmente la tua canzone bellissima che si chiama Forever. Forever With Me. Forever With Me. Senti, e poi progetti invece per il futuro, cioè adesso che hai fatto la tua prima canzone come personaggio, posso chiamarti così? Sì. Ci sarà ovviamente un seguito. Sì, c'è un progetto dietro Mor, di un album sicuro, speriamo più presto possibile. Il nuovo disco che uscirà non prima del 2000, che comunque al 2000 non mancano poi così tanti giorni. Beh, infatti abbiamo fatto prima un rapido conto, se non ho sbagliato dovrebbero mancare 61 giorni. Quindi... Sì, però magari aspettiamo il 90 prima del mio nuovo disco. Cioè? 90 giorni. Ah, 90 giorni, ho capito, 90 giorni per il disco. Comunque tu dici che nel 2000 ci sarà senz'altro Mor con un suo album. Sì. Ma ecco, tu resterai, ovviamente la tua percentuale sarà sempre molto densa, oppure visto che magari avrai l'occasione di fare anche un album, che ne so, ci farai capire qualche altra tua particolarità? Perché Non vorrei sbilanciarmi troppo, però... Sì, dance sì, però magari un po' una dance molto di gusto, molto curata e molto particolare. Beh, anche perché insomma quando si fa un album uno dice hai anche tante carte per far capire quanto sei brava. Oh, grazie. Senti, oggi sul palco dello Studio Z, questo lo diciamo anche perché tra poco, ripeto, noi manderemo in diretta la tua performance live, quindi chi oggi magari per la distanza non ha potuto raggiungerci comunque potrà seguire il tuo show dalla radio. Quante cose ci canterai, cosa farai sul palco? Mi hanno detto che avrai una scopa e volerai sul tutto il pubblico dello studio, ma quante cose farai? No, non lo so. Comunque io canterò i miei quattro pezzi che All I Need, Sexy Rido, Runaway e naturalmente Forever. Ecco, perfetto. Poi basta, cosa devo fare? Ballerò, canterò, mi saluterò. Io posso dire una raccogliere cosa. I bicchieri, farò tutto. No, beh, va bene. Io posso dire, io ti ho già visto una volta e posso dire, ragazzi, Mor è fantastica. Quindi bugia. No, non è vero, vedrai. Non sei sincero. Hai un coinvolgimento nei confronti del pubblico che non è male, che è davvero eccezionale. Quindi di conseguenza sono sicuro che tra poco lo studio sarà un tripudio. Ok. Allora a questo punto io ti ringrazio, ti lascio scappare perché so che ovviamente ti dovrai preparare per la tua performance. Per il restauro. per la tua performance. E tra poco ti sentiremo in diretta qui su Disco Radio, la Radio Disco, e sentiremo la tua performance di Mor. Ok, io saluto tutti voi, vi aspetto per la mia performance allo Studio Z e saluto Disco Radio. Ciao bella! Ciao ciao! Ciao.
rosso. Lombardia e tutto ciò accadrà tra due minuti esatti. 52244. Sabato notte, la notte più entusiasmante della Lombardia. Studio Z. Studio Z. Studio Z. Studio Z. La più grande discoteca della Lombardia. Eccoci, siamo pronti per dare la linea a Marco Ravelli, al vampiro Marco Ravelli. Allora facciamo una cosa, Marco, il pisquale Andrea Dani passa la linea allo studio, a voi! Lo sai, siamo in diretta dallo studio, beh. È tutto sotto controllo. Ma cos'è Andrea Dani? Cos'è Andrea Dani? Pisquan! Lo sai, anche te. State sereni. Si è sparsa la voce. Allora, è tutto sotto controllo, siamo in diretta dallo studio, su Disco Radio, fatevi sentire! Perché questo è il popolo che ha deciso di trascorrere il pomeriggio di Halloween qui, nella più grande discoteca della Lombardia. E sono tutti ascoltatori di Disco Radio, perché loro ascoltano Disco Radio sempre, sempre, sempre! Sono così, sono i migliori, sono i numeri uno. Allora io farei un'intervista qui al Pantani dello studio. Cosa volevi dire? Che mi mancano un po' di capelli, purtroppo. Non si vede però, non preoccuparti che non si nota. Allora, voi siete venuti qui oggi perché sapete che allo studio c'è la bella musica, ma perché sapevate anche che oggi c'era un ospite, giusto? Tu ad esempio sai che ospite c'è oggi? Mor. Tu sai che ospite c'è? More. Vabbè. Allora, è tutto pronto perché oggi pomeriggio qui allo studio c'è Mor! Ciao Mor! Ciao Marco, ti ringrazio tantissimo, sono contentissima di essere allo Studio Z, ringrazio Disco Radio e Marco Ravelli. Beh, un ringraziamento sicuramente a Disco Radio che ha lanciato Mor qualche tempo fa e tra l'altro la sua canzone è in super salita anche all'interno della Disco Parade. E allora vi lascio a Mor! Ok, subito con Runaway!
non so dove andare, se andare a destra, a sinistra, ovunque, quanta gente, ma veramente tanti, troppi. Senti, adesso, ah, vi prego, un pezzetto, lasciatemene un pezzetto per me stessa. Adesso volevo, non volevo farvi perdere tempo, volevo faccela vedere, faccela toccare. Beh, ma voi pensate solo a questo, eh? Vabbè, ok, va bene, io comunque volevo, non volevo farvi perdere tempo, quindi volevo partire con Forever With Me, che vede Moore come protagonista finalmente. Ravelli.
Ciao amor, mi spiace per voi ma io devo baciarla. È un rito, è un rito. Allora, noi nella pubblicità vi avevamo detto che vi avremmo portato la strega Mor, in compenso vi abbiamo portato Mor che è una bella, bella ragazza. Complimenti amor, un applauso. Studio Zeta. Studio Zeta. Studio Zeta. Studio Zeta. La più grande discoteca della Lombardia.